Allora, siamo qui con Matteo Nicolucci della compagnia della Vela di Roma. Due impressioni su questa prima regata del campionato nazionale che si è svolta qui a Marina di Pietrasanta. Intanto la Versilia è stupenda e felicissimi di essere qua perché la Toscana è sempre stata storicamente un posto dove c'è sempre stata una grandissima attività Hobbycat e il fatto che ed è cresciuta una folta flotta di Hobbycat, c'è anche il progetto giovanile con il Gravin, che poi è un grande onore, un posto bellissimo, un circolo bellissimo con la bellissima clubhouse dove ci auspichiamo che ci siano nuovi eventi sempre più importanti. Peccato ieri poco vento, abbiamo portato a termine una prova sola e con vento molto leggero, però insomma, siamo contenti di essere qui e di aver partecipato e di partecipare a questo grande evento nazionale. E senti, so che oggi è il giorno in cui l'Hobbycat ha deciso di presentare in anteprima a livello nazionale le nuove vele per l'Hobby Dragoon categoria Under 12. So che tu sei stato uno degli sponsor, diciamo, personali. Esatto. Sì, questa idea è uscita fuori a marzo di quest'anno, dove il nostro presidente dell'Associazione di Classico Livello d'Oro ci teneva tantissimo di lanciare questo nuovo progetto. L'idea importante è questa, cioè di creare una filiera formativa partendo dai più piccolini e quindi da una categoria sotto ai 12 anni per poi sfociare nell'under 16 con il Dragoon con le vele normali, con l'ausilio del Jennaker e poi proseguire con gli under 19 che è la classe di interesse federale dove la Federazione Italiana della Pesca, la squadra nazionale che partecipa alla World Sailing Youth del campionato. L'idea è nata da un confronto, una tavola rotonda tra i tecnici e la presidenza della classe, dove il concetto nasce un pochettino come ha fatto l'Optimist nel passato, cioè nel senso che l'Optimist ha diviso in passato, quando il concetto di programmazione diviso tra cadetti e minores, quindi di ricoprire un range, cioè una fascia d'età maggiore, e quindi sono state studiate queste vele ridotte che permette, lasciando il Dragoon, cioè la barca, no? Cioè l'armamento standard valido sia per i piccoli che per i grandi, semplicemente cambiando la superficie velica. Quindi è stata fatta una vela ridotta senza l'ausilio del Boma, senza il Jennaker, dove la classe sta facendo un progetto tecnico ben definito, dove dal prossimo anno verranno svolte delle regate di Round Robin, quindi ci saranno 4-6 barche a disposizione dei più piccolini con le vele ridotte, dove potranno regatare nel circuito delle regate di Coppa Italia Dragoon, affiancandoli ai fratelli più grandi che sono gli under 16, dove invece avranno le vele più grandi e la usita del genere. Questo serve sia per una promozione di avvicinamento alle regate di bambini di una fascia d'età che può essere dai 9, 10 anni, 8 anni, 11 anni, 12 anni, e poi da lì, superata il 12esimo anno di età, entrano nella fase under 16. Così facendo noi siamo riusciti come classe, di fare uno sviluppo immediato per il catamarano, dove il brand, che è il brand Hobbycat, è un brand molto forte, dove sono previsti per gli under 16 già i campionati europei, i campionati del mondo, circuiti di regate sia internazionali che nazionali, e l'avvicinamento dei più piccoli è per dare un'alternativa alle altre classi di divisa federale, quindi non possono essere l'Optimist. Visto oltretutto che in questo periodo il catamarano sta avendo un ritorno di
pressione da parte generale con il rientro da quest'anno, cioè da questo quadriennio come la barca olimpica che è stata già confermata per Covid 2020 e sicuramente anche se ancora da parte della World Sailing non c'è una conferma, ma nel 2024 ci sarà sicuramente il catamarano. Poi con la Coppa America noi abbiamo pensato bene di far appassionare i più piccoli, i più giovani già al catamarano, e non c'era altra alternativa, cosa migliore del marchio Hobbit, che ha sempre affrontato la formazione sia per i vigilanti che per i più piccoli con la navigazione. Perfetto, grazie mille a me. Grazie a te, è stato un piacere. Grazie.